Adesso vediamo perché è necessario grattare la superficie dell'intonaco di finitura prima mano, perché andiamo a vedere adesso l'acqua sul supporto più omogeneo non attaccherà, mentre su quello grattato aderirà meglio. Vai con la prova. Vediamo qui dove la calce invece è già indurita, si vede che l'acqua scivola via, perciò questo è già un supporto chiuso che non fa aderire la seconda mano di finitura. Per questo motivo è necessario grattare tutto quanto l'intonaco steso per arrivare a questa finitura qui è ruvida. Infatti qui l'acqua, come si vede, non scende, non percola, ma viene assorbita dal primo strato.